mandato al nostro direttore dell'ufficio tecnico di fare una valutazione preliminare per capire se era il caso di andare avanti con l'esplorazione di questo progetto e quindi di far preparare i progetti relativi e inerenti a Grotte Portella 2 alle aziende interessate. Ecco, io vorrei sapere in base a quale valutazione di tutto quanto la documentazione esistente il nostro direttore ha dato l'ok, visto le decine di pareri negativi avuti negli anni, visto che, come abbiamo già comunicato, Frascati già soffre, il piano regolatore del 67, come già detto in commissione, prevedeva un ampliamento della popolazione a 50.000 abitanti, siamo rimasti in 21.000. Dall'ultimo censimento proposto, nel comune di Frascati ci sono 600 appartamenti sfitti, ogni anno c'è una corsa all'occupazione degli asili pubblici, ogni anno c'è una corsa all'accaparramento dei servizi mensa e di trasporto pubblico, ogni anno c'è l'accaparramento ai posti dei medici condotti e dei pronto soccorsi degli ospedali, ma nonostante questo noi prospettiamo di nuovo, nonostante quella sia un'area destinata saggiamente a cuscinetto tra Frascati e l'avanzamento di Roma, proponiamo lo stesso identico prospetto urbanistico, la villetta col negozio e il piccolo centro servizi. Noi siamo pienamente contrari, lo siamo politicamente, lo determiniamo in quest'Aula attraverso questo documento firmato da me e dal candidato sindaco Stefano Pagli. E l'avanzamento di Roma, proponiamo lo stesso identico prospetto urbanistico, la villetta col Baccani. Lo saremo sul territorio attraverso il coinvolgimento di tutti i comitati e le associazioni. Vorrei che questo fosse detto agli investitori. Avranno tutta l'opposizione civile possibile e immaginabile, fino all'ultimo grado di giudizio, fosse anche la Corte Europea. Noi non permetteremo questo ennesimo scempio, perché non serve, è palesemente una ricerca di un metodo vecchio di fare cassa, un metodo di fare cassa che non ci interessa, perché l'impronta che lascia quel tipo di edificabilità sul territorio è un'impronta assolutamente distruttiva per la nostra comunità, quindi non ci interessa assolutamente votarla. Quella condivisione che le cercava assessore purtroppo non la potrà avere, almeno da parte nostra, ci dispiace, sarà per qualche altro argomento, e quindi naturalmente anticipo la nostra valutazione, voteremo assolutamente no. Grazie.